l'Automoto Retro 2022 non potevamo non intervistare Luke, Mike Robinson. Eccomi qua. Thank you so much. Che bello è intervistarti, Mike. Vabbè, dobbiamo fare questo da mo', però è meglio tardi che mai. Allora, un designer come te, che cosa pensa di questo Automotive Retro 2022? Ma curioso, perché questo è un po' un orpigliaccio, il ritorno dal lockdown, dalla pandemia, tutte queste casine qua, basta con queste cavolate qua, parliamo di macchine sexy. Wow. Hai visto qualche curva accattivante? Sì, tante. Ce n'è una che ti piace, ovviamente non proveniente dalla tua mano, perché non vale. Sì, sì. Però dico, il miglior modo di conoscere la tua macchina, sai qual è? Lavarla. Ah. Tu passi la mano su ogni superficie, lavare una Porsche, lavare la Panda è ben diverso. È un po' diverso. E se sì. vuoi conoscere bene il tuo compagno, lavare anche lei. No? E quindi è importante che le mani devono sentire la forma. Chi ho fatto di forma sente prima con le mani e dopo con gli occhi. Allora, c'è una macchina che laveresti molto volentieri, te la giro così? Sì. Ma qualche nome che hai visto che ti piace? Ferrari Dino. Ah. E oltretutto anche giallo, quindi è una cosa top del top. Poi giallo mette di buon umore, diceva fantastico. Van Gogh, sì, no? Sì, assolutamente sì, d'accordo. E quindi quello è il classico stile Pininfarina, anche se sono più un uomo Bertone, okay. Chissà come mai. Non però, così, però, qualche idea ce l'ho, ma non mi indago. Però invece quello è proprio... Senti, ma se ti dico X19? X19 è una macchina che mi piace tanto, anche perché quest'anno fa 50 anni e non sembra neanche sono così vecchie, 50 anni. Wow. Però c'era anche il 500, cioè un X19 qua dietro, giallo anche quello, che non è così, come dire, sensuale, però okay. È una macchina meravigliosa. E la piace tantissimo questo capolavoro di Marcello Gandini, che guarda caso, per festeggiare questo 50° anniversario dell'X9, ho disegnato una nuova. Wow. E quindi stiamo parlando di fare una quarantina di questi prototipi. Ok. Quindi per poter fare queste macchine qua, utilizzerei un Alfa Romeo 4G sotto, bello. Che è molto centrale, molto più cavalli, molto più... telaio fibra carbonio, accattivante anche, perfetto. Wow. L'unico dettaglio è che l'acquisto delle vetture usato è poco sotto, sì, è vero. C'è stato un bel rincaro prezzi, sì, però comunque l'X9 vecchio era le macchine sportive economiche per eccellenza, quindi era fantastico, i due posti secchi, motore centrale sportivo eccetera, ma costava pochissimo. Questo costa un po' di più. Niente! Sì. Mike, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo, Mike Robinson. Grazie mille. Grazie alla mille. Prossima. Alla prossima. Ciao. Wow.